le va su al Prinsen del Dom. O ne levi su al Prinsen del Dom. Cioè, alzarsi letteralmente al primo tocco, se intende di campana, del Duomo. Quindi alzarsi di buon mattino, svegliarsi presto, muoversi per tempo. È un detto che, citato anche da Francesco Cherubini nel suo vocabolario ottocentesco, è un detto abbastanza chiaro. Chiaro, ci si riferisce al Duomo perché un milanese, in centro soprattutto, il punto di riferimento principale era questo. Potrebbe valere come il primo tocco di campana di qualsiasi chiesa dei nostri paesi, delle nostre città. Questo proverbio lo cito non soltanto perché, avendo ripreso l'attività lavorativa dopo le vacanze, ormai da alcuni giorni, ormai è un bel paio di settimane che si madre al Prinsen del Dom, un po' tu mi credi, a me quel che lavora, spero che tu sga bene lavorare fa, ma lo cito anche perché sul Duomo in questi giorni ci sono diverse occasioni di riferimento. Ci siamo dedicati nell'ultimo video alla festività di Santa Maria Nascente, a cui sappiamo dedicato appunto il Duomo di Milano, ma nei giorni passati ci sono state altre ricorrenze che hanno a che fare con la cattedrale milanese. Al 14 di settembre, per esempio, è la festa della Santa Cruz, esaltazione della Santa Croce. E qui l'uomo c'entra molto, perché sappiamo che nel Duomo c'è conservato il Santo Chiodo o Sacro Chiodo, una reliquia che è collocata in alto nell'abside del Duomo e che viene portata giù attraverso l'ascensore chiamato la Nivola ogni anno in occasione di questa ricorrenza, di questa festa, dall'arcivescovo che è il Vasco e Gio con l'ascensore che si dice sia stato progettato da Leonardo da Vinci. La cosa non è certa, certamente molto antico, e una volta il tiramisù a man quei del Dom, gli inservienti, i lavoranti, adesso c'è un meccanismo elettrico che lo fa funzionare. In questi giorni c'è qualcosa ancora che ha a che fare col Duomo, o più che col Duomo, diciamo con la chiesa milanese, l'ambrosianità, dico ambrosianità apposta perché il giorno di oggi è il 7 di settembre, è San Satiro, fratello di Sant'Ambrogio, da lui scelto come aiutante nell'amministrazione della diocesi di Milano, e invece domani Sant'Eustorgio, altro grande santo vescovo milanese precedente a Sant'Ambrogio, di cui non si ha certezza degli anni dell'episcopato, ma siamo sempre nel IV secolo. Sant'Eustorgio, a cui è dedicata un'altra famosissima basilica in Milano, dove c'erano le reliquie dei Santi Magi, poi asportate al tempo del Barbarossa, e di cui poi una parte sono state riportate circa un secolo fa. Ecco, vediamo come ci sono tante tante ricorrenze anche molto ravvicinate che hanno a che fare con Milano, con il suo centro, con alcuni personaggi che ne hanno segnato la storia, e appunto con Tel Noster Dom, che per chiunque sicuramente è un simbolo importante, religioso, ma anche civile, anche culturale. Gesù, la nostra bella Madonnina, che la domina Milan e che veglia su di noi, e Noster Dom appunto viene ricordato in tanti detti, compreso quello che invita a muoversi per tempo, quando si è in fase, diciamo, lavorativa, quando ci si deve dare degli impegni, le mei lo assù al Prinsen del Dom.